Buongiorno amici, oggi sono con il mio amico Daniele. Buongiorno a tutti. E facciamo una bellissima escursione qui sul Gran Sasso. Dove andiamo Daniele? Andiamo su Pizzo Intermesoli. Pizzo Intermesoli. La nostra prima tappa, Rifugio Duca degli Abruzzi. Al Duca degli Abruzzi e qui si apre un mondo. Qui abbiamo il Pizzo Intermesoli. Il Pizzo Intermesoli è la prima volta che lo facciamo, quindi stiamo dando un'occhiata alla cartina. Per sicurezza abbiamo portato il casco perché abbiamo sentito dire che cadono delle pietre. Ad un certo punto ce lo mettiamo da adesso, anche perché tira vento. Questo è Passo del Lupo, quelle cose che ho sentito. Che bella vista da qua comunque. Il mare sembra vicinissimo da qui. Ci hanno detto che a Pizzo Intermesoli ci sono dei passaggi dove c'è il pericolo di caduta a pietre. E niente, quindi speriamo pure di non essere preceduti da altri gruppi, così possiamo salire tranquilli. Fatti nostri e tranquilli. Cominciamo con questa grandissima esperienza che sono sicuro che sarà stupenda. Bene. Il corno grande è lì che si vede appena appena il corno piccolo. Tira un fortissimo vento, probabilmente l'audio sarà veramente pessimo. Qui siamo coperti finalmente. Comunque fa molto freddo, siamo al massimo a 10 gradi, calcolando che dalle nostre parti siamo a 35 gradi. Ragazzi, uno spettacolo, qua si è aperto un panorama incredibile, una veduta pazzesca. Quindi adesso saliremo sull'Intermesoli, poi se ce la faremo proveremo sul Cefalone. Queste montagne, poi più avanti vedremo. Per chiudere questo percorso ad anello, la discesa prevede di passare lungo questo per questo sentiero che passa qui sotto. Molto evidente, sì sì sì. Una bella traccia sul verde. Questa è la nostra destra, dovrebbe essere la Val Mahone. C'è un percorso spettacolare, scusate l'avevo già detto, ma veramente bellissimo. Abbiamo comunque fatto bene a passare di qui perché abbiamo visto il panorama dal Duca degli Abruzzi, che non è da sottovalutare. Ecco, qui ci stiamo congiungendo sul sentiero che parte da giù dall'osservatorio, dal piazzale di Campo Imperatore. Daniele è lì che ricontrolla un attimino la mappa, io intanto sono sceso giù a vedere questi cartelli che segnano Pizzo Cefalone ad un'ora, Sella Male Coste a 2 ore. Eccoci qui. Quindi una volta scesi da questo percorso abbiamo deciso di prendere la strada a destra. Ma ti stai rendendo conto quanto è ripido a salire lì? Decisamente. Una cosa positiva è che qui siamo riparati dal vento. Stiamo facendo qualcosa di pazzesco. Un'escursione che sono sicuro ricorderemo a lungo. Una delle salite più... dure. Più dure in assoluto, sì sì, almeno a giudicare proprio visivamente. Io non so come faremo a salire. Dovrebbe essere questa qua, è il Monte Portella qui. Il sentiero più logico sembra essere questo a sinistra. Sì. Va bene, dai, quindi dobbiamo arrivare giù. Qui una volta sembrava esserci un cartello. Non abbiamo visto un cartello con la scritta Intermesoli. Ho
Probabilmente potevamo passare anche sopra, ma la nostra intenzione iniziale era quella di fare un anello, è quella di fare l'anello. Il sentiero ci sta portando proprio in fondo alla valle. C'è un cartello. Stella di grigio. Come siamo piccoli in questo mondo. Siamo ufficialmente passati all'altro versante. Sì, sì. Sì. L'intermesoli probabilmente, anzi quasi sicuramente, dovremo passare qui e sarà durissima. La scalata è ufficialmente iniziata. Lì abbiamo il rifugio Duca degli Abruzzi, yes. Poi andando così sulla destra, questa cima qui che si vede è il Monte Portella, la sella del Portella, e proprio al centro della sella del Portella, dove finisce la parte frastagliata e dove siamo scesi dentro la vallata praticamente. Siamo a buon punto ragazzi, pensavo peggio, vero Daniele? Faticoso però fattibile, ancora fattibile. Il sentiero è scivoloso, ma pensavo molto peggio. Comunque, a dire la verità, è molto faticoso, eh? Non è per tutti. Guardate che cosa abbiamo fatto fino adesso. Tutto questo. Dobbiamo salire, salire, salire. Com'è? Va bene, dai. Si va. Da sotto sembra impossibile salire qua, non si vede quasi traccia, invece man mano si sale ci si rende conto della situazione. Dell'esistenza del sentiero. Sì, sì. Sentiero che adesso dovrebbe proseguire fino a questa cresta. Sì. Dove incontreremo il sentiero che poi faremo in discesa e ci porterà a Pizzo Cefalone. Andiamo usci sotto i camosci. Sì, sì. A suo è lontano, c'è un camoscio. Da qui riusciamo a vedere la cima di Pizzo Intermesoli e alla nostra destra il corno piccolo e il corno grande. Guardate, da qua sembra vicina la cima di Pizzo Intermesoli, ma da qui ci vogliono ancora 1 ora e 20 di cammino. È un pezzo brutto, l'abbiamo fatto, eh? Guardate come si è aperto il panorama intorno a noi, guardate che spettacolo! E qua abbiamo un po' di segnaletica, vediamo un po'. Questa è la sella dei grilli, a nostra sinistra abbiamo il Cefalone e qua sopra l'intermezzo. Eccolo lì. Questa è la sella dei grilli, sì sì. Thank you.
pensate che siamo saliti da lì giù? Oh, quest'ultimo tratto è una vera e propria arrampicata. Guardate cosa dobbiamo fare qui, guarda. Mi devo arrampicare qui. Da matti, ma ce l'abbiamo quasi fatta. Guardate dove siamo saliti. Non è più escursionismo, questo comincia a essere alpinismo. È incredibile, guardate. Poi dobbiamo tornare per qui. Ci siamo! È fatta anche questa. Guardate, guardate. Ditemi se non è valsa la pena. Una 360 gradi. Da qui abbiamo il corno piccolo, la sella che conduce al corno grande, il cefalone dove passeremo praticamente. Lì c'è il lago di Campotosto, favoloso, ma abbiamo una veduta un po' su tutti i monti. Incredibile la bellezza di questo posto. È valsa la pena? Fantastico. Scende. Cominciamo a scendere. È ora di togliere la videocamera, eh? Ci risentiamo giù. Ciao. La discesa è stata il pezzo più duro e difficile. È abbastanza complicata, molto scivolosa. Sì, pericolosa. Bisogna andare calmi e soprattutto vedere se stanno sopraggiungendo altre persone. Infatti il pericolo delle pietre che precipitano a valle è molto concreto. Vieni anche tu, ti vado io. Ci ritroviamo nuovamente ad attraversare la sella dei grilli e siamo nuovamente praticamente all'incrocio dove siamo risaliti, giusto? Stiamo riattraversando la sella dei grilli fino a raggiungere l'incrocio da cui siamo saliti prima, da Val Mahone. Abbiamo continuato l'anello girando da quest'altro versante, adesso stiamo passando qui. Ecco davanti a noi il Pizzo Cefalone, che abbiamo deciso di saltare perché siamo abbastanza stanchi, sarà per la prossima. Ora scenderemo qui. È abbastanza ripido, ma guardate che spettacolo. C'è una visuale incredibile qua, Il percorso si è rivelato molto bello, ma nel contempo anche molto duro. Probabilmente abbiamo fatto anche qualche piccolo errore di valutazione, ma comunque l'importante è tornare a casa sani e salvi. Pizzo Intermesoli lo abbiamo fatto ed abbiamo imparato tante altre belle cose. Salute!